ne direste di fare un colpo da 300.000 dollari? Da 300.000 dollari. Lasciate fare alla legge. C'era un pacco di titoli miei nel furgone. Ma non basta. A Peter voglio bene come a un figlio. La pagheranno. È un tiro troppo difficile. Italia 7, arriva Sabata, martedì 20:30. Oliviero, la città della sposa a Misano Adriatico. Più di 500 modelli in esposizione anche su misura a partire da 650.000 lire. Dalla terra più ricca e generosa, gli spinaci più giovani e verdi scelti e lavati con cura per te. Spinaci in foglia del fiore verde, il fiore della terra, da Findus. Siete dei tipi che, oltre alla praticità, alla qualità, alla moda, tenete anche d'occhio la convenienza? Beh, andate d'accordo con Alberto Abbigliamento. Alberto Abbigliamento, 800 metri quadrati di moda e risparmio per vestire tutta la famiglia. Alberto Abbigliamento, via Litoranea 236 a Marotta e a Fano, centro commerciale Flaminio. Alberto Abbigliamento, la grande scelta che conviene a prezzi favolosi. È bello viaggiare tranquilli con una grande organizzazione alle spalle. L'organizzazione di Fastauto, concessionaria Lancia Autobianchi a Jesi e Fabriano. A vostra disposizione tutta la gamma delle nuove Y10, Dedra, Teba e tutta la potenza della Delta Integrale. Fastauto, la concessionaria Lancia Autobianchi per la zona di Jesi, Fabriano e Senigallia. A Jesi in via Don Minzoni, a Fabriano in via Dante. Fastauto, per non rimanere soli dopo. Il Centro di Estetica Medica, Hotel La Terrazza, di Porto San Giorgio, inaugura la stagione della salute e della bellezza. Regalati un weekend o una settimana di benessere in un ambiente confortevole. Sauna, bagno turco, solarium, idromassaggi con sali e fanghi del Mar Morto, fisioterapisti specializzati per la cura di obesità, disturbi circolatori, artrosi cervicale, psoriasi. Prenota la salute, chiamaci a questo numero. 0734 676 005. Anche quest'anno ritorna l'appuntamento con la Campionaria Centro Marche. Il 24 e 25 aprile, il 1 e il 2 maggio, al centro fieristico di Villa Potenza di Macerata, 24.000 metri quadri per conoscere le marche che producono. Tecnologia, ingegno e artigianato di qualità. In una cornice spettacolare con l'esibizione di gruppi folcloristici, gare di mini volley, sfilate di moda, spettacoli nell'aria di macchine volanti e mongolfiere. Campionaria Centro Marche 1993, al centro fieristico di Villa Potenza il 24 e 25 aprile, il 1 e 2 maggio. Idiota, pensa a loro, dia il diavolo. Prendili un po' anche per me. Da quando è fuggito dal penitenziario, Liuta ha un solo pensiero per la mente: rubare il tesoro dell'imperatore Massimiliano. Senti un po', hai mai sentito parlare di El Diablo? El Diablo? Lascia stare. Ma per espugnare la fortezza di El Diablo servono molti uomini. Tu vuoi degli Apache? Io te ne do 100. Protagonista con Jim Brown di questa pellicola, a metà tra il western e l'avventura, è l'inossidabile Lee Van Cleef. El Condor, Italia 7, mercoledì, 20:30. Gran bel colpo, chicco svelto! Vivaci tessuti sfoderabili. Pratico, leggero, agile, robusto, super molleggiato. 5 posizioni per il massimo comfort. E da oggi, ecco il nuovo chicco svelto Click Clack. Lo apri in un click. Lo chiudi in un clack. Chi lo batte? Chicco svelto. Troppo svelto. Ciao. Ciao. Grazie. La metto in frigo. No, no. La mettiamo in tavola. Scopri l'olio extravergine Sasso. Ricco di sapore. Provalo col pinzimonio.
olio extravergine Sasso. Il Pinzimonio ringrazia. Voglia di pizza sul gelo, subito pronta, gustosa, croccante. Ed oggi due pizze in una confezione. Voglia di pizza sul gelo, buona da impizzire. Ba 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 baby 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 ba 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 baby baby ba 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 baby baby. Provalo anche tu e portalo con te. Con il mini formaggio che più tenero non c'è, baby ba 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 baby baby baby. Il mini formaggio che esce dal solito. Con il balsamo dopo barba Nivea For Men scoprirai cosa vuol dire prendersi cura della tua pelle. Perché è un balsamo dopo barba, delicato, protettivo, idratante, oggi in una linea completa. Nivea For Men, dolcezza per la pelle dell'uomo. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà. C'è una sola birra al malto per whisky, Adelscott, l'altra birra. Blonde è lavorato con un metodo naturale, il vapore. Tiene la cottura e mantiene intatte tutte le sue qualità naturali. Questo non si vede. Non si vede, però... Però si sente. Riso Blonde, bontà che non scuoce. Notizie di economia. Sensazionale novità in arrivo. Pomì vara una grande operazione risparmio. Da oggi, su tutte le confezioni Pomì, prezzi mai visti. Sulle bottiglie c'è un fantastico 3x2. 890 lire per il mezzo chilo e solo 1490 lire per un chilogrammo di Pomì. Prezzi così, solo Pomì. Anche Pomì regala Football Watch. Signora, compra il solito detersivo. Provi Nelson Ultra. Così piccolo mi sembra caro. Ma no, è una spesa intelligente. Questa bottiglia lava fino a due delle sue. Ma com'è possibile? Se ne usa metà dose. Così metà dose dopo metà dose, lavaggio dopo lavaggio, Nelson Ultra continua. Ma il suo detersivo finisce e ci vuole quasi tutta una seconda bottiglia, visto? Che spesa intelligente! Nelson Ultra lava fino a due ed è una spesa intelligente. Scavo. Per fare Nausicaa voleva il blu. L'ha preso dal cielo. Nausicaa, la nuova sedia bicolore, è scavo. Il freddo è una tortura per i denti sensibili. Ma oggi c'è nuovo AZ denti sensibili con ProSensil. Protegge come un velo i denti sensibili e aiuta a rinforzarne lo smalto. Nuovo AZ, difesa più completa per denti sensibili. Anche il tuo dentista se ne accorgerà. Figlio Eyolf non sarà mai degno del nome che gli lascio. Voglio che Eric, mio nipote, gli sia sempre vicino. Sarò io che scoprirò nuove terre. Il mondo conoscerà il mio nome. E nessuno più oserà parlarmi del mistero della mia nascita. Un bastardo. Ecco con chi mi ha messo alla pari mio padre. Con un bastardo. Eric sa di non essere circondato solo da amici fedeli. Italia 7, Eric il Vichingo, venerdì 20:30. Oliviero, la città della sposa a Misano Adriatico. Più di 500 modelli in esposizione anche su misura a partire da 650.000 lire. Buona musica, non cambia mai. Oliviero, la città della sposa a Misano Adriatico. Più di 500 modelli in esposizione anche su misura a partire da 650.000 lire. È polemica ad Ancona per l'ordinanza del sindaco sull'apertura domenicale dei negozi. Dopo le voci sul voto di scambio nel maceratese, le precisazioni del presidente della provincia Sileoni. La Scavolini Pesaro conquista lo spareggio con la Benetton, vincendo in casa la gara 2 delle semifinali dei play-off. Per il calcio, gli appuntamenti di domani.
Buonasera. Sono molto animate in questi giorni ad Ancona le discussioni sull'eventualità proposta dal sindaco della città di tenere aperti i negozi anche di domenica. A dire la verità, questa ipotesi che il primo cittadino ha tradotto in un'ordinanza temporanea e facoltativa non è stata accolta molto favorevolmente né da parte dei commercianti dorici né da parte dei sindacati. Subito al contrattacco, commercianti e alcune forze sindacali come la CISL hanno duramente commentato l'ordinanza del sindaco di Ancona Renato Galeazzi, con la quale si prevede l'apertura dei negozi anche la domenica. Fermo restando che si tratta di un provvedimento facoltativo, molti commercianti non lo vedono positivamente. Noi siamo sfavorevoli, non proprio contrari, ma sfavorevoli, perché rappresenta un maggior lavoro per noi. E poi non riteniamo che ci sia questa esigenza da parte della cittadinanza. Quegli esperimenti che sono stati fatti non è che hanno dato esiti positivi. Sì, mi trovo totalmente contrario. Primo perché non considero ancora città turistica, perché non ha nessuna caratteristica della città turistica. Poi secondo, rimango dell'idea che tanto siamo una categoria di lavoratori, abbiamo diritto al riposo anche noi come tutte le altre categorie. E inoltre, secondo me, bisogna cercare di sfruttare l'orario di lavoro normale il più possibile, non aumentare, diciamo, l'orario di apertura. Io non sono d'accordo, l'unica cosa che posso dire è che è pur vero che forse questo discorso viene fatto per la gente che viene da fuori, che molto probabilmente la domenica circola per il corso, quello magari si potrebbe fare o a turno, in modo che il turista trova sempre un posto per fermarsi, prende un caffè, prende un attimo in bagno, così. Noi non siamo d'accordo, però se è una cosa che si fa tutti insieme, allora sì. La maggior parte dei commercianti dunque è orientata per il no, ma il primo cittadino del capoluogo non la pensa così. Questa ordinanza intanto non è tassativa, nel senso che non è obbligatorio, è una possibilità che hanno gli operatori proprio per la stagione estiva e per alcune esigenze commerciali di avere questo orario, diciamo, prolungato, oppure per giorni in cui di solito sono chiusi. Quindi diciamo che ha una maggiore libertà di esercizio, e questo non va visto come un atteggiamento punitivo, ma semmai come un atteggiamento liberatorio, nel senso che dà più possibilità ai commercianti, ma anche ai cittadini, di fruire di certe cose. Io le faccio solo un esempio: domenica mattina, andando verso 11 mezzogiorno per il corso della città, non c'era un bar aperto, cioè sembrava una città chiusa, era impossibile prendere un aperitivo. E ora mi sono domandato chi è il sindaco di questa città. Numerosi interrogativi hanno destato le affermazioni fatte dal presidente della provincia di Macerata, Sileoni, sulla presenza di presunti voti di scambio avvenuti nel maceratese. Tutto era circoscritto ad una semplice voce o ai si dice, ed erano in pochi a volerci credere, ma poi quello che sembrava essere il parto della fantasia di qualche interessato è divenuto di colpo spiacevole realtà, o quantomeno possibilità. Un fenomeno che sembrava essere ignorato nella nostra provincia, quella di Macerata, si è invece improvvisamente concretizzato. Anche qui ci sono casi di voti di scambio. Dapprima la denuncia di un vigile urbano, poi quella più consistente di qualcuno che non è certo l'ultimo arrivato nel mondo politico del maceratese, cioè il presidente dell'amministrazione provinciale, dottor Luigi Sileoni, che nei giorni scorsi ha denunciato che in tutti i partiti, compreso quindi il suo, l'ADC, si sono avuti episodi di voti di scambio. Questo anche se tutti fanno finta di non sapere, mentre invece lo si sa benissimo. Direi che qualche aggiustamento e precisazione va fatta. Il mio intervento non era esattamente questo, partiva da una constatazione. Mi sembrava di aver colto nei diversi interventi che sulla stampa in quest'ultimo periodo in particolare vengono registrati sul rinnovamento dei partiti e delle istituzioni, mi sembrava di cogliere troppo spesso una sorta di soluzioni pigre o dettate dalla voglia di omologarsi a tesi e slogan nazionali. Avevo cercato di sostenere che se questa esigenza di omologazione alla politica nazionale non aveva consentito finora, e questo avevo affermato a chiare lettere, non aveva prodotto finora nella nostra provincia, se non nella nostra regione, il fenomeno delle tangenti, e però aveva introdotto il fenomeno della partitocrazia.
che è la madre della Tangentopoli. In questo senso io non ritengo immune la provincia di Macerata dalla partitocrazia e quindi anche dalla corruzione del voto. Sembra conclusa l'odissea del maxi parcheggio di Osimo. L'inaugurazione è stata infatti fissata per fra poco più di un mese. Entrerà in funzione martedì 1 giugno il maxi parcheggio di Osimo di via Cristoforo Colombo. Finalmente, dopo tentativi di inaugurazione andati a vuoto per i continui rinvii, il sindaco Orsetti potrà vestire la gognata fascia tricolore e tagliare il nastro inaugurale. Ottenuti i permessi dalle autorità competenti, manca solo quello del genio civile, prende il via l'operazione risalita sino al centro storico, anche se ora gli automobilisti dovranno farla a piedi, visto che l'impianto di risalita con funicolare per raggiungere via Guasino e la scala mobile per piazza Cinque Torri non è ancora disponibile. Per questo gli automobilisti che si serviranno del parcheggio lo potranno fare gratis dalle 6 alle 21 di ogni giorno. Si paga solo se si vuol prendere l'apposito bus, 2.000 lire compresa forse un'attesa per la coincidenza delle 50 corse giornaliere. Un impianto che comunque resta di notevole utilità, vista l'oramai remota possibilità di trovare un parcheggio libero nel centro storico osimano. Ma ancora a metà se consideriamo che la funicolare che non c'è doveva e dovrà essere il punto centrale di comodità per i cittadini che vogliono raggiungere Osimo Centro. Ma di questi tempi, con l'aria che tira e di bilanci comunali in perenne cura dimagrante, servizi di un parcheggio per di più gratis, almeno per ora, costituisce veramente un lusso che pochi possono permettersi. Dopo le interessanti rivelazioni fornite ai giudici dal commercialista del CEMIM Bruno Strappa, altri preziosi elementi sono scaturiti dall'interrogatorio di ieri del progettista romano Dario Garzia Tomellini, attualmente agli arresti domiciliari. Si sta così lentamente ricostruendo la storia dell'interporto della Vallesina, la cui realizzazione è legata agli intrecci tra politica, affari e massoneria, alle tangenti pagate ai referenti politici del centro intermodale merci, ad inquietanti spartizioni a tavolino delle quote. Augusto Guerrieri, 36 anni di Fossombrone, è stato arrestato nell'ambito delle indagini sulla banda dei tir. Gli inquirenti hanno recuperato in una scuola comunale abbandonata situata nella frazione di San Piero Alto una notevole quantità di refurtiva proveniente dall'attività della banda. Potrebbe essere di origine dolosa l'incendio che la notte scorsa ha parzialmente distrutto a Fano l'ex colonia rifugio bimbe, provocando danni ingenti. Le fiamme, sviluppatosi al secondo piano dell'edificio, hanno distrutto oltre agli arredi anche una parte della struttura di copertura. I vigili del fuoco di Fabriano sono dovuti intervenire nel pomeriggio per recuperare un tasso avvistato in un pollaio di Cerreto Desi. L'animale, che appartiene alla specie protetta, è stato consegnato al Corpo Forestale dello Stato e domani verrà rimesso in libertà in una zona più isolata. Affidata a Michele Caporossi dalla Direzione Nazionale del PSI, la Segreteria Provinciale di Ancona. Caporossi prende il posto di Maurizio Cionfrini, dimessosi nei giorni scorsi, insieme ad altri membri della maggioranza in seno al direttivo della Federazione Provinciale. Si fa ancora più instabile la situazione politica al Comune di Macerata, dove alle dimissioni dei due assessori socialisti avvenute nei giorni scorsi si sono aggiunte quelle di un altro assessore del PSI, annullando così nell'esecutivo bicolore di CPSI la presenza di una delle due forze che lo compongono. La crisi, che si rende a questo punto inevitabile, verrà ufficializzata la prossima settimana. E intanto a Coridonia il primo cittadino, il democristiano David Bevilacqua, si è dimesso dall'incarico di sindaco, motivando la sua decisione dal fatto che, afferma in una nota, non esistono più le condizioni politico-amministrative per continuare con efficienza e serenità il proprio lavoro, a causa del deterioramento sempre crescente del quadro politico generale e delle difficoltà sorte all'interno dello stesso partito di maggioranza. Prosegue poi dicendo che la sua scelta è dettata dall'esclusivo interesse nei confronti dei cittadini affinché in tempi brevi possano avere un nuovo esecutivo capace di governare. Costa caro mangiare nelle mense degli asili nido di San Benedetto e i genitori decidono di non pagare. Gli aumenti, che toccarono il tetto del 107% all'inizio dell'anno rispetto alle tariffe normalmente corrisposte, provocarono l'insurrezione dei genitori dei bambini, ospiti degli asili sanbenedettesi, e da marzo scorso le tariffe furono riviste e ritoccate, a seconda del reddito. La decisione di non pagare è scaturita ieri mattina da un gruppo di genitori che evidentemente hanno ritenuto irrisori i ritocchi apportati alle tariffe e che contestano rincari fatti a metà anno, con l'evidente volontà del comitato di gestione di far trovare tutti davanti ad un fatto compiuto. Le nuove rette infatti hanno creato non pochi problemi ai genitori con più di un figlio iscritto e con un reddito precario.
La direzione del comitato di gestione per bocca del dottor Luciano Pisano ha assicurato un impegno immediato per equiparare le rette alle esigenze dei genitori, anche se l'operazione appare difficile in quanto il coefficiente che aumenta le stesse è stabilito per legge. Insomma, una cura dimagrante per i bambini sancita da leggi apposite che sicuramente farà discutere. Il problema delle tariffe comunque non è solo problema sanbenedettese e qui il bisticcio tra il bisogno di affidare i figli a strutture pubbliche con la sproporzione dei prezzi applicati appare di portata oramai regionale e le proteste simili a quelle di San Benedetto sono oramai all'ordine del giorno. Stabilire il confine tra servizio offerto e possibilità economiche di recepirlo sembra oramai un rebus di difficili soluzioni ed occorre far presto perché di questo passo a farne le spese sarà l'appetito dei nostri figli. Ancora un'iniziativa a favore degli automobilisti e gli autotrasportatori che si trovano a dover fare i conti con il nuovo codice della strada. Nonostante il regolamento sia entrato in vigore da quasi 4 mesi, le norme contenute sono ancora poco conosciute. La Confartigianato Trasporti delle Marche ha quindi promosso la distribuzione di 20.000 copie del testo normativo che potranno essere ritirate presso i concessionari Iveco e gli uffici della Confartigianato. La distribuzione naturalmente è gratis. Si è aperta ieri a Pesaro, per concludersi lunedì, la 14ª edizione di Interexpo Music, uno degli appuntamenti europei più importanti nel campo della musica e degli strumenti musicali. Interexpo Music costituisce infatti un punto di riferimento per gli operatori del settore, una manifestazione in costante crescita che nella passata edizione ha visto la presenza di oltre 400 marche di strumenti, con 21 paesi rappresentati e 35.000 visitatori. Si terrà il 30 aprile prossimo ad Ascoli Piceno in Piazza del Popolo il concerto di Francesco Baccini. L'iniziativa è la prima di una serie di manifestazioni organizzate dalla stessa amministrazione comunale che ha lo scopo di promuovere una campagna di informazione preventiva sull'inserimento nella società dei soggetti colpiti da AIDS e quindi cercare, proprio prendendo coscienza degli effetti sociali di questa malattia, di accettare la convivenza con le persone portatrici. Una guerra che da sola distrugge tutto ciò che incontra lungo il suo finora interminabile percorso, un conflitto che uccide migliaia di persone e che ha la capacità di segnare per sempre tanti altri. I sacrifici e le sofferenze nell'inutile speranza di trovare la pace ogni giorno svegliandosi al mattino e invece solo terrificanti esplosioni di una guerra che non vuole finire. Da tempo moltissime associazioni si sono adoperate per portare aiuto a tutti coloro che stanno subendo le conseguenze del conflitto nella ex Jugoslavia. In particolare nelle Marche, la regione che forse più di ogni altra confina con questa terra. La Caritas delle Marche ha avviato diverse iniziative, fra queste quella denominata Ricostruiamo il Focolare, che consiste nel fornire il minimo indispensabile per poter vivere alle persone che tornano dai campi profughi. In particolare si è gemellata con una città della Croazia, Lipovac, distrutta dalla guerra al confine con l'Ungheria. Significa in sostanza arredare con un frigorifero, un tavolo, delle sedie e quanto basta per poter vivere le abitazioni di questa povera gente. Per questa operazione occorrono però molti fondi. È stato calcolato circa 500 milioni. È iniziata quindi la raccolta alla quale partecipano oltre alle 13 diocesi delle Marche anche privati e aziende come la SAF di Jesi che ha offerto un contributo particolare con la speranza che tutto questo un giorno possa finire. E sull'iniziativa della Caritas torneremo domani nell'appuntamento con Cronache Marchigiane in onda, subito dopo il telegiornale delle 13.10. Passiamo ora, apriamo la parentesi sportiva con una bella vittoria per 93-82 al Palasport Pesarese. La Scavolini ha battuto la Benetton Treviso guadagnando la possibilità di spareggio. I ragazzi di Bucci, infatti, che nella gara 1 avevano incassato una sconfitta, nell'incontro di oggi dovevano vincere per evitare che la formazione trevigiana accedesse direttamente alle finali dei play-off. Con una grande determinazione la Scavolini ha condotto la gara, terminando il primo tempo in vantaggio per 48-38, vantaggio che è stato tenacemente difeso per tutta la durata del secondo tempo. Lo spareggio sarà giocato mercoledì a Treviso. Ed ora gli appuntamenti di calcio per domani. Domenica calcistica interlocutoria per l'Ancona che fa visita ad un Inter in serie positiva da 15 giornate e seppur ritornano in mente i fasti del girone di andata, quando i dorici si imposero per 3-0, stavolta sarà veramente dura superare i nerazzurri di Bagnoli che, seppur nel libro dei sogni, stanno ancora sperando di tirare ulteriormente la coda al diavolo rossonero. L'Ancona dovrà fare a meno di Gadda, infortunato, e Agostini e Bruniera squalificati, maglia numero 9 e quindi a caccia. Continuano invece gli esami per l'Ascoli, in visita al Bari, Cacciatori propone Fusco al posto di Cavaliere e sposta Pierleoni a centrocampo. Obbligo di vincere per continuare verso la Serie A. In C1 le bistrattate San Benedettese e Vispesaro alle prese con i noti problemi societari,
incontrano rispettivamente Prosesto ed Empoli. Qui vincere non solo è d'obbligo, ma addirittura disperazione. Ed infine in C2 incontro casalingo per il Fano con il Castel di Sangro, mentre la Civitanovese si reca in casa del Pontedera. E ancora allo sport, il ciclista Gianni Bugno sarà lunedì a Senigallia per la prova della 10ª tappa del Giro d'Italia che si svolgerà il 2 giugno prossimo. La 10ª tappa verrà presentata ufficialmente martedì nel Palazzo del Turismo da Francesco Moser. Si svolgerà nella giornata di domani presso l'Hotel Federico II di Iesi il meeting nazionale di nuoto secondo Memorial Grazia Bocchini, una grande atleta che per anni ha onorato il nuoto marchigiano. All'iniziativa prenderanno parte alcune delle più prestigiose società italiane di nuoto, con la partecipazione di atleti di fama nazionale ed europea che hanno preso parte anche alle Olimpiadi di Barcellona. Con questa parentesi sportiva chiudiamo questo appuntamento con l'informazione di TV Centro Marche. Grazie per averci seguito e arrivederci. Entra anche tu nel mondo dello spettacolo. Il grande pubblico cerca sempre più nuovi volti, nuove personalità. Cerca te. Amici di Calcio Fans, ben ritrovati, un saluto da Aldo Tasso, da Giancarlo Straulino e da Simone Favi in regia. Prima parte di questa trasmissione dedicata ovviamente al derby romano, grande pubblico, incasso record, però la partita ha forse un po' deluso le aspettative dal punto di vista tecnico e del risultato, vero Giancarlo? Sì, è stato il solito pareggio tra due squadre che avevano proprio paura di... Fini con il Nicaragua. Colonnello vi colpirà con la detta forza al momento più opportuno. Se tu avessi cambiato idea, è il momento di fare dietrofronti. Io non cambio mai idea. Ah sì? E non ti convincerebbero neanche quei due mic che si avvicinano? All'inferno. Italia 7, Delta Force Commando. Domani 20:30. Articolo 143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà. Adelscott, l'altra birra. L'unica al malto per whisky. Grasso. Erba. Catrame. Pennarelli. Resina. Lucido.
olio. Pesce, colla, inchiostro, ci sono almeno 10 sporchi motivi per tenere sempre a portata di mano Fast Orange. Dalle scorze di agrumi, Fast Orange, la crema lavamani tutta naturale che leva ogni tipo di sporco, ogni tipo di odore, profondamente, delicatamente. Da oggi, Fast Orange, viva la gente, con le mani pulite. L'uomo l'ha scoperto. Nuovo deodorante Denim Top Formula. Una intensa e prolungata freschezza. Un nuovo piacere sulla pelle. Denim Top Formula. Protettivo. Rinfrescante. A uomini duri. Maniere dolci. Da Denim. Per l'uomo che non deve chiedere. Mai. So voi, ma io bevo Aperol. Nasce dalla tecnologia del futuro. Per resistere al fuoco. Per resistere agli urti. Per resistere al tempo. Tyson Sand, irresistibile. Buonasera, sono Rin Tin Tin e sono il nuovo testimonial delle pagine gialle. Vi chiederete come ho fatto a diventare il primo animale della TV? Semplice, consultando le pagine gialle nella categoria conduttori elettrici. Pagine gialle, e diventi subito un altro. Tu vuoi, solo tu, mi turbi sempre più. Tu vuoi, io t'amo, farei tutto. Grasso. Erba. Catrame. Pennarelli. Resina. Lucido. Olio. Pesce, colla, inchiostro. Ci sono almeno 10 sporchi motivi per tenere sempre a portata di mano Fast Orange. Dalle scorze di agrumi, Fast Orange. La crema lavamani tutta naturale che leva ogni tipo di sporco, ogni tipo di odore. Profondamente, delicatamente. Da oggi, Fast Orange. Viva la gente! Con le mani pulite! Thank you.